il giorno 25 di agosto fino al 2 settembre saremo in Corea del Nord a Pyongyang, una grande delegazione, una delle più grandi delegazioni che è mai entrato in quel paese. E poi il fiore, diciamo, all'occhiello è che una prima televisione straniera entra in quel paese e poi è una televisione abruzzese, TV6 Abruzzo, e questo è anche, diciamo, lì vorremmo anche dire un orgoglio anche nostro abruzzesi, che entriamo per la prima volta lì e speriamo che il direttore Alfredo Giovannozzi possa fare un buon documentario sicuramente facciamo gli incontri ad alto livello sia politicamente sia commerciale, perché ci sarà anche un orafo abruzzese, Pietro Ferrante, che sarà anche lì della delegazione. Speriamo appunto di portare in porto qualcosa per la nostra Abruzzo. Senatore, sarà un evento storico perché, come diceva giustamente lei, per la prima volta una televisione straniera, non solo italiana, entrerà in Corea del Nord. C'è curiosità per vedere come si vive in questo paese che a molti è sconosciuto. Ma io già, come tante volte ho detto, che il paese è un bellissimo paese, la città Pyongyang ne merita, adesso, cioè merita la visita, ha costruito vari alberghi, si aspettano vacanzieri, diciamo turisti che vanno in quel paese. Non è vero che c'è quella rigidità che molte volte viene o sui giornali, anche su alcune televisioni, assolutamente si può andare tranquilli e sicuramente saranno entusiasti anche di passare alcuni giorni in quel paese. Nella vostra delegazione ci saranno, come diceva lei, anche diversi imprenditori, ma dal punto di vista politico questa visita, senatore, preclude insomma un suo sogno che lei più volte ha ricordato, quello di vedere riunite le due Coree? Ma io sin dal primo momento spero, siamo 8 parlamentari, addirittura 3 siamo abruzzesi, c'è l'amico Gianni Melilla e c'è l'amico Gianluca Castaldi del Movimento 5 Stelle e uno del SEL. Io sono di Forza Italia, che sono capo delegazione, ci sarà anche parlamentare del Lega Nord. E tra questi ci sarà il suo segretario, che sicuramente faremo degli incontri ad alto livello e sicuramente sarà una delegazione di alto livello, ma sicuramente faremo grande politica, ma grandi incontri anche commerciali.